non soltanto le persone in carne e ossa, ma anche proprio la gabbia, la cella, il muro, l'aria, le torri, le guardie, tutti quanti impersonano in realtà un ruolo ben definito e ben preciso. E quindi forse da lì l'idea di parlare di cosa vuol dire viversi in carcere tramite il teatro. Chiaramente, non mi dilungo, noi vogliamo dedicare stasera questo spettacolo, oltre a tutti chiaramente i prigionieri e le prigioniere, tra le altre cose ricordiamo che c'è uno degli arrestati per la lotta in Valsusano, Tav Graziano, che è attualmente in isolamento, e altri quattro compagni e compagne che sono in carcere, Chiara, Mattia, Claudio e Nicolò, che hanno appena iniziato lo sciopero dell'aria, quindi comunque sia un pensiero a loro, sicuramente va di solidarietà e di supporto a questo sciopero. Ma poi soprattutto stasera, per la tematica della serata, dedichiamo lo spettacolo a tutte le morti di Stato, a Marcello Ronzi in particolar modo, ma sicuramente anche a Davide Bifolco, ucciso qualche giorno fa. Questa della democrazia è una credenza popolare al pari del Bigfoot o della Befana. Possibile che nel 2014 dobbiamo ancora credere alle favole del Dio? Qui c'è sempre gente che rischia anni e anni in galera. Bene, concludo questa mia accurata missiva. Certo che il vostro coraggioso progressismo non vi impedirà di prendere in considerazione i miei suggerimenti. Ma voi l'avete mai visto il mare? Farsi largo in mezzo ai boschi in un pomeriggio d'aprile e sfondare le reti di un cantiere. Voi l'avete mai visto? L'avete mai sentito il calore umano saldarsi spalla a spalla quando le retrovie si tingono di fumo e lo sguardo si fa liquido? Voi l'avete mai sentito? L'avete mai sentito? L'avete mai visto un serpente? Senza capo né coda, o una pioggia di stelle in una notte di mezza estate? Voi l'avete mai visto? Noi sì. Ma ancora non ci sazia. Solita voce, guarda, non ce l'ho nemmeno l'orologio, tanto
Che mi serve l'orologio? Io lo so di già che è iniziato il mattino carcerario. Allora, cosa si fa? Mi alzo. Mi guardo intorno. Che cosa c'è? Vecchi libri consunti, muri ingialliti, sempre la stessa cella. Allora io, piano piano, mi stiro e mi fumo una bella sigaretta. E me la spiano lenta lenta. Perché la forza e l'energia, sì, lo sai da quant'è che mi hanno lasciato. Allora la sigaretta mi dà energia, mi dà la carica, mi dà il tempo. Guarda lo specchio. Ma quello che vedo non mi piace. A Felix, c'hai le occhiaie, il viso scavato, gli occhi bianchi. Ma lo sai quant'è che sei qui te? Oh, sono 22 anni. 22 anni che sto qui con te. Però una settimana ho finito. Una settimana ho finito. No! Il cui amore è petrolio e pietra senza fine! No! La cui anima è elettricità e banche! No! La cui povertà è lo spettro del genio! In carcere non potevo portargli niente, né cibo, solo poca biancheria entro. Per due anni non ce l'hanno fatti toccare i nostri figli. È stato un tempo terribile che non finiva mai. Improfumarli,
spirali e le camicie. Mi è rimasto solo questo. I pacchi non sono importanti solo per chi sta in carcere, ma anche per chi li prepara. Io penso a lui, penso a mio figlio. Oggi gli ho preparato i fagiolini con il pesce spada, le alici, la frutta. Stamattina passavo dai corridoi della sezione, andavo all'aria. C'era un sacco di detenuti che giocavano a pallone. Che bellezza. Quanto mi sarebbe piaciuto farmi una partitella, poi io, anche bravino. Però magari, guarda, io mi accontentavo anche meno. Se ne sarei stato lì a guardarmi la partita sugli spalti, io l'avevo vista. Loro si sgranchivano le gambe, sai, c'era il sole, una giornata con quel bel venticello e io mi volevo vedere le azioni, mi volevo vedere i gol, sì. Ma c'è sto cazzo di plessiglass, capito? Io davanti all'occhio c'ho sempre sto cazzo di plessiglass e non vedo nulla, non vedo nulla. Questa del plessiglass è stata una cosa che ha fatto parecchio scalpore qui, all'alta sicurezza. Parecchio. Cazzini in colloquio. Andiamo su. Andiamo. Dai, così si apre. Parlavamo a distanza, non si sentiva nemmeno tanto bene la voce, quindi ogni tanto ci aiutavamo un po' con i gesti. In carcere erano ore e ore di attesa, buttati in una stanza dalle 9 del mattino all'1, alle 2, in attesa di poter parlare con i nostri cari. Tutte le altre mamme, come me, venivano da qualsiasi parte d'Italia e avevano viaggiato tutta la notte. Ce lo facevano apposta, ce lo facevano con cattiveria, perché volevano punire anche noi. Perché lo dico? Perché non ce li facevano toccare. Nemmeno una carezza. Nemmeno una carezza. E tutto questo non poteva avere nessun tipo di senso.
Poi di colpo la luce illumina a giorno la cella. È lo spettro del genio. Thank you.